Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Win Streak, una Win Streak che, come ormai avete potuto capire, io non riesco a quanto pare a girare da solo, perché la prima puntata l'ho girata da solo, avevamo virtualmente Del Pidio a spiegarci il team, nella seconda e nella terza abbiamo avuto il buon Tommaso Zitella e nella terza, che la sbotti di twittare, abbiamo un ospite, come direbbe Mourinho, capito? È vero, ragazzi, ora il buon Matteone. Ciao ragazzi. Agostini. Ciao a tutti. Mi è passato a trovare e io gli ho detto: sai cosa, basta parlare di cose serie, andiamo a girare un win streak. E quindi divertiamoci. E Matteone, siamo 6 su 6. Vedo. Vuoi essere da meno di Zitella? Ma allora, devo essere sincero, in realtà per come ho visto questo Zico in Ultra Series, l'ho visto bello carico, bello pronto, quindi gli rinnovo i miei complimenti. Io sono un po' arrugginito, devo essere sincero. Chissà come mai. Ma chissà perché. Siamo sicuri che tornerai, e se ne stava parlando anche prima, più forte che mai in, chiaramente, a Galar in spada e scudo. Ma comunque, adesso dobbiamo ancora, purtroppo, per fortuna, pensare in queste ultime settimane di Ultra, perché poi è vero che va fino al 4 gennaio e che i tornei fino al 4 gennaio saranno in Ultra, però insomma, penso che l'uscita di spada e scudo, diciamo, ci si butta tutti su esatto, diciamo che proprio la parte di building dopo sarà soprattutto concentrata su quello, anche perché la Ultra ha veramente poca roba da dire ancora. Ormai, se non questi team così, che sono insomma... No, sono team studiati bene, chiaramente. Ben strutturati. Sì, esatto. Il team di Pado è sicuramente un team che può girare davvero alla grande con tutti i team al momento in Ultra. Però, come giustamente hai detto, si andrà tutti verso la fase di Galar. Anch'io con lo streaming, chiaramente. Va su Twitch e sul canale. Mollerò la Ultra e mi butterò in Battlespot su spada e scudo, ma insomma, come è giusto che sia. Detto questo, ragazzacci, mi raccomando, lasciate il solito mi piace, commentate, iscrivetevi se ancora non vi siete iscritti e poi fate un salto nella descrizione dove c'è un mondo di cose per voi, da pampling ai pre-order di spade e scudo a ancora qualche posticino per la Team Acqua Research Lab. Che si fa? Si va? Ma io andrei. Andiamo, via. Giappone, 1690. Ecco. Handicap match. Sì, perché insomma, i Veldon ci dà una noia impressionante. Dobbiamo giocarci bene, forse Coco. Fini, non ricordo, siccome nel mezzo ho girato anche altra roba, Skull Madness, il Pulse Lysis. Ok. Qui è bella dura. Snorlax potremmo... io non lo porterei. Esatto, potremmo lasciare a casa Snorlax perché... Infatti non colpiamo Mimikyu, ma vabbè. Ma poi full plate arriva. Sì, contro i Veltal è molto difficile giocarlo, sinceramente, perché hai detto bene, non toccando Mimikyu e aspettandosi full play di Veltal è abbastanza dura. Poi per sfruttarlo dovremmo mettere una Trick Room con Necrozma, che probabilmente essendo Civetta non riusciamo a mettere. Quindi io direi come 4 farei 2 Tapura e quasi Inzi. Allora sì, non lo porterei proprio Necrozma, non lo so, Necrozma lo lascerei a casa, sinceramente, perché obiettivamente non è allora, se lasci Mimikyu San Steel lo trebbia. Sì, però non devi pensare solo a Mimikyu alla fine, perché in realtà devi giocare intorno ai Veltal Groudon, secondo me. Sì, due tapu potrebbe essere anche Rayquaza Fini in lead, non mi dispiace a me. Rayquaza Fini, Koho Inchi dietro, non la vedo male io. Necrozma e Snorlax li lascerei, sì, quantomeno a casa. Poi chiaramente dobbiamo giocare l'abilità, Sì, poi chiaramente sai, sul battle spot, essendo in best of one, è sempre un po' particolare la situazione. Però obiettivamente io direi che comunque in best of 3 potrebbe andare diversamente. Potremmo valutare in best of 3 anche di portare Snorlax. E vedi. Qui non è malaccio. No, finire Quazza qua è abbastanza buona, direi, come per quanto riguarda la lead. È vero che ci va ad intimidire Rayquaza, ma insomma poco ci importa. Fini ci sta davvero bene, soprattutto per via dello scald in questo momento. Lui o ci fa fake out su Fini
Io me lo aspetto su Fini perché obiettivamente si fa scaldo. Esatto, obiettivamente lo scaldo è abbastanza chiamato. E con Rayquaza si potrebbe fare il power su Insi o tutto su Groudon? Allora io leverei, cioè inizierei a danneggiare Groudon perché dietro abbiamo Coco, dietro con Insi. Coco e Insi. Quindi si fa scaldo e power tutto su Groudon? Sì, io doppierei la slot di Groudon. Puoi aspettarti anche lo switch, però sinceramente far danno in qualsiasi caso fa comodo. Che dici, si mega evolve? Sì, perché abbiamo bisogno di più attacchi per speciale. Forza, per forza. Abbiamo anche un Potremmo, Mega Impulse, poi da giocarci. Potevamo provare forse anche Madness, aspettandoci lo switch di Groudon. Che arriva. Infatti. Metagross va comunque va bene. Però ecco... Avrà fatto fake out. Esatto. Su... Qualora ci avesse fatto fake out nella slot di Rayquaza, Madness su Metagross era veramente, veramente buona. Però comunque diciamo che in linea generale ci stiamo abbastanza dentro, va bene. Fare comunque danni turno 1 è ottimo. Non ha fatto fake out. Oh! Non ha fatto fake out. Che ha perso? Ha perso Metagross. Ha perso Metagross. Ottimo. Ora lui ributta Groudon. Vabbè, giustamente. Però insomma, in linea generale va bene. Ok, knock off su Rayquaza che ci leva l'assault vest. Però sinceramente... Cioè, turno è positivo per noi. Direi tutta la vita. Ha perso subito turno 1 Metagross. Che è vero che ci puoi ributtare? No, i Veltal. Ecco, attenzione ora. Potremmo entrare con il nostro Incineroar, che ci sta veramente bene davanti al suo Incineroar e a di Veltal. Io entrerei con Incineroar, sinceramente, perché non abbiamo niente da perdere. Ci potremmo aspettare lo U-turn di Incineroar avversario per il Groudon, però... Obiettivamente mi giocherei Incineroar anche per avere a disposizione il fake out dopo. Quindi Incineroar su Rayquaza, dai. Sì, non voglio prendere sì. Full play nel viso. E confini iniziare a spammare Madness su sì, Iveltal. Sì. Sì, tutto nella slot di io lo azzarderei forse anche nella slot di Incineroar. Però sai, almeno lo portiamo in range, anche faccio per dire un wild charge da un Ascent. Vai, mettiamolo su Iveltal, sì. Tanto lo missiamo, sì, quindi sì. Non si pone il problema. Vediamo un po'. Allora. E vediamo un pochettino. Snarl. Vabbè. Che per noi non è assolutamente un problema. Qua in Sinor sicuramente farà U-turn nuovamente su Groudon. Eccolo lì. Ottimo. E noi dopo ci possiamo giocare il fake out nuovamente a disposizione per andare poi a... Knock off. Ci toglie il baccone. Lui... Ma lo sai che forse è meglio? Lui continua a far knock off. Senti, fake out su Iveltal e Madness su Insi. Io azzarderei. Farei proprio U-turn con Incineroar e mi andrei a riposizionare. Secondo me Iveltal mo protegge. Io farei U-turn su Incineroar e Madness. Io farei U-turn su Incineroar e Madness su Incineroar. Su Incineroar, sono d'accordo, dai. Anche perché quelli Veltal sinceramente occhio non... che ci ha portato a meno uno Fini, che significa dopo Scald su Groudon. Però vediamo, dai. Vabbè, in linea di massima comunque con Earth Power High Madness, perfetto. A noi va molto bene. Ho bisogno di dire quale U-turn parte prima, ma tanto cambia niente. Sì, tanto comunque lui facendo U-turn ti aspetti l'ingresso di Veltal per forza, quindi sai come fare il nostro. Dobbiamo assolutamente tenerci il Rayquaza, perché avendo Coco, Fini e Insi, se no Groudon non lo tiriamo giù, assolutamente. E Iveltal potrebbe avere sbigo attacco, che ci può assolutamente stare. Però comunque ricordiamo che Extreme Speed intanto parte prima. Certo, però bisogna portare Groudon allora al 25. Vediamo Madness intanto che entra, e questo fa sempre comodo. Ottimo. E U-turn che arriva con il suo sul. Quindi lui Iveltal, ok. Meglio così però in questo caso, perché dopo saremmo stati tra virgolette costretti allo switch immediato su Rayquaza. E invece in questo modo qua, se c'ha in Strong Winds e minacci Groudon, lui o va di Snarl perché non vuol far prendere Scald a... Allora lui potrebbe fare Snarl, levare Groudon e rimettere Incineroar per paura di doppio sulla slot di Groudon. Ti dirò, se vogliamo rischiare, e a me un pochino piace rischiare, io andrei ad attaccare i Veltal. Con Ascent e farai Madness nella slot di Groudon. Allora, io non so nemmeno se venga giù, questi Veltal.
Anche perché c'è la possibilità che Groudon parte che entra... Sì, esatto. Poi si ripiglia di bacca, siamo rovinati. Potremmo. Anche faccio uno Scald. Se no, rientrare di Incineroar su Rayquaza. Esatto. Entriamo di Incineroar su Rayquaza e proviamo lo Scald diretto allora nella slot di Groudon. Un Light Screen ce ne frega qualcosa? No, io farei Scald. Su Groudon, nella slot di Groudon. Che se entra Incineroar comunque si prende Scald. A noi va bene anche se siamo a meno uno. Però. Lui qui deve switchare Groudon in linea teorica. Però. Secondo me lui ha fatto Snarl. Snarl Protect o Snarl Ins? Sì, deve switchare o proteggere quel Snarl Groudon. Snarl l'ha fatto. Ok, perfetto. Vabbè, perfetto. Ma a noi. Perfetto, no, a noi ci va bene così meglio. Ora gli parte una baccona oppure se la bu. No. Vediamo. Tanto lo scopriamo ora. Noi siamo sì. Meno uno, è un film. Full play. Fatto full ottimo, play. Ottimo. Ottimo. Vedi, lui ci mira. Ci mira Rayquaza, sì, chiaramente, perché lo teniamo un po' sotto scacco. E qua. Ok, è ufficialmente sì. Abu. E a noi ci va bene. Io qua. Io... Ma senti, ma. Flay Blizz. Esatto, ma un bel. Non viene giù. Ma. Siamo meno e allora. E allora, allora facciamo. A sto punto utilizziamo. Io faccio YouTube su Iverstall. Sì. Io continuo a fare Scald nella slot di Incineroar perché abbiamo visto partire prima il nostro U-turn su, rispetto all'Incineroar avversario. Allora siamo in tie oppure no, però confido in questa cosa qua e soprattutto non penso switch immediatamente Groudon nella slot di Incineroar. Vediamo che cosa decide di fare. Comunque finora devo dire la stiamo interpretando bene. Dobbiamo tenere Rayquaza nella nostra Wincon. Assolutamente, dobbiamo tenerci Rayquaza. Lui ha buttato via Metagross. Sì, non ho capito come mai poi ha deciso di buttare via Metagross e fare Snarl. Lo sai che forse Inzi non viene giù adesso? Probabilmente no. Però a noi, insomma, in ogni caso va bene, ci farà U-turn, ma... Cioè, non se è va che... giù, meglio, però... Noi ci riposizioniamo. Qui si fa un dannettino. È un crit, che questo è anche questo utile. Questo è utile. Questo è utile, sì, obiettivamente è utile. Si può buttare a copo? Però io Rayquaza non lo voglio però rischiare. Se lui fa U-turn nuovamente e poi rimetti dici rimetto metto Rayquaza metti Coco sì al limite sai cosa se lui ora fa U-turn si fa Madness faccio per dire anche su Groudon ma insomma non mettiamo Rayquaza ma eventualmente sì poi hai comunque l'ingresso nuovamente di Incineroar volendo quindi sì ci sta vediamo cosa fa lui con Inzi che non dovrebbe venire giù infatti è così no, okay, ma va bene. Ok, Groudon nuovamente. Noi ricordiamo Fini, siamo sbaccati. Sì, comunque a noi finché continua a fare Snarl e full play, quelli Veltal, insomma, ce ne frega il giusto. Ora chiaramente entra Groudon, c'è come c'è di Precipice. Quello sì. Ho paura che lui si aspetti uno switch nostro che è abbastanza chiamato. Direi quasi. Esatto. Infatti le quasi non butto male. Io farei Protect. Io rimetterei Incineroar a questo punto però. Di qua. Sì. Anche se lo perde. Esatto, ce l'ha un free switch. Poi dopo abbiamo White Charge su Yveltal, Power, Nature Madness e Power. Sì, poi dopo le possibilità comunque sono tante, però va bene così. Esatto, la protezione dovevamo assolutamente farla qui perché insomma... Ci minaccia parecchio. Vediamo lui se... Ok. E a noi questo è perfetto. Tutto dopo si fa Volt Switch lì. Vediamo lui che cosa fa con Groudon e Rapture. Ok, allora è speciale. Sì. Senti, Fake Out su Groudon e Volt Switch. Manderà a morire Inzi? Non ce l'hai più? Sì. Non rischiamo niente. Una giocata safe. Yveltal l'ha appena protetto. E poi ci si riposiziona. Yveltal l'ha appena protetto. E poi lo lasciamo soprattutto con il discorso. Lui manderà noi farsi saccare Incineroar. E noi si butta fini. E poi esatto. Dopo lui c'ha il rischio di piglia scala. E lui c'ha Yveltal Groudon. E noi abbiamo in teoria ancora tutti e quattro. Quindi è abbastanza diciamo buona. Devo dire che insomma per essere il settimo turno la stiamo no, stiamo giocando bene. Lui ha fatto una sciocchezza butta a Metagross, però capo questo, i suoi. Questo perché ha deciso di non fare fake out all'inizio. Ha voluto non fare fake out. Si è preso il power scald. Ci sa che ha pensato, sì. E infatti. Fin. Fini.
Senti, ora considerando che lui è speciale, si potrebbe anche andare di Light Screen, però vabbè, mi sembrerebbe un po'... Ma lui considera che non ha modo, in teoria, in questo momento di tirarti su Fini con il doppio hit, in teoria. No, è vero. Air power però non basta. Quindi Light... Io ti dirò, lui potrebbe anche proteggere e fare full play su Insignor, pensando che noi si butterei quasi. Io farei... io Insignor, anche se lo perdiamo... Me ne frega niente. Ce ne frega niente. Io farei proprio U-turn nella slot di oddio, se lo perdiamo. Ma se lo perdiamo, sai, gestisce la situazione con Rayquaza Fini, in realtà. Che sono quelli, secondo me, più Rayquaza Coco, scusami, sono quelli più addetti ai lavori. Sai che sto pensando invece di buttarlo Rayquaza adesso? Io però ho paura che arrivi full play nella slot di Incineroar. Allora, se lui protegge, arriva full play, a noi non ce ne frega niente, perché poi gli togliamo il sole, morto Rayquaza, togliamo il sole, rimane in niente. E dici, okay, c'è Fini Grow. Poi dopo si rientra con Coco e abbiamo... Sì. Ti torna? Sì, però... Sì, sì. Va bene, dai, proviamo. Sinceramente non sono al 100%. Se fa Snarl... Cioè, hai capito? Sì, ho capito. Ora lui ce la predicta e noi gliela concediamo. Ma dici, perdi Rayquaza, levi il sole. Perdi Rayquaza, tolto il sole. Noi abbiamo un Fini, perché tanto se non lo fai ora scaldo, poi due Air Power non li reggi. È vero. Se fa Snarl, siamo a posto. Noi questa gliel'abbiamo lasciata. Va bene? Ce ne frega niente. Lui ora scaldo lo prende, Però noi ci si prende. Questa la reggiamo. Tranquilli. Addirittura è bulkless proprio. Capito? Sì, gli sì, special. Sì. Finish. Vabbè, a questo punto Coco vince da solo. Capito? Sì. No, ci sta. Ecco. Se lui avesse protetto e fatto full play, ce ne fregava niente. Si faceva ora wild charge più. La situazione cambiava qualora avesse preso un crit, chiaramente. Direi. Vabbè, però. Ho capito. Quindi... No, però. Sì, no, assolutamente ci stava. Qui è finito. Vabbè, qua wild charge e qualsiasi cosa, insomma, basta wild charge da solo. Mamma mia. Comunque sì, obiettivamente dai, lui ha sbagliato turno 1 a tra virgolette lasciarsi saccare Metagross, però noi l'abbiamo abbastanza amministrata, ecco, come partita non è non stata. Si è fatto il compitino e quindi casella verde. Bravo. Vero? Casellone verde e tutti a prendersi un tè caldo tra un match e l'altro. come diceva il buon vecchio Pardo. Come diceva il PES di... E te lo ricordi, sì. Il FIFA, sì. Non era il Pardo, ma non mi ricordo chi era. Pierluigi Pardo. Pierluigi, famoso cugino quello di Francesco. Quello tarocco. 1484. Occhiali scivoloni. Giappone, Tokyo. Bellissimo. Allora... Parte Xernogre, vabbè, che a me piace un sacco come archetipo. Ma poi Parasect Manectric, ma di che parliamo? Qui Fini potenzialmente vince da solo. Eh beh, qui Fini fa davvero davvero bene. Sì, che bel team. Ma che cos'è? Allora, se perdiamo da questo... Non lo dire, perché tutte le volte se che lo perdiamo dico, da questo... Tutte le volte che lo dico poi perdiamo. No, ma se perdiamo da questo... Sì, chiudere il canale il giorno dopo. Senso. Senti. Qui gli imprescindibili sono... Ah, Fini, 100%. Solgareo Fini. Fini, 100%. Solga, insomma, Duskmane, via. Sì, Duskmane, Fini. Ma però io Fini ci... Fini metterei dietro, eh. Io liderei con Duskmane e... Snorlax si lascia a casa? Sì. E allora gli diamo Duskmane, Coco, Rayquaza, Fini dietro. Sì, Snorlax lo lascerei a casa. Ma anche Inzi. Non lo so. Se Rayquaza posso. Oddio. Va bene, dai, Duskmane, Coco, Rayquaza, Fini mi piace, sì. Snorlax. Allora, non sottovalutiamolo, ma non nemmeno sopravvalutiamolo, ok? Sì, non sopravvalutiamolo. Però già che c'ha Parasect Manectric. No, lui per me è un eroe. Fenomeno. Cioè, fenomeno. Occhio perché c'ha Manectric e quindi con Coco. Esatto. Ora dire si fa un po' di madness prima. Vediamo come è partito lui, interessante, eh. Ok. Vabbè, Rage Powder. Sì. Geomancy. Sì.
Sun Steel Vault Switch non viene più, forse. Non credo. Mettiamo una Trick Room. Però a quel punto lì noi abbiamo finire qua. Si fa Trick Room Vault Switch. Col Trick Room lui non ci può sporare, a meno che lui non abbia l'ele dietro. Ok, però se ha l'ele dietro non ha portato male Trick. Però se ha l'ele dietro, tu con Trick Room dopo gli dai le spore. E noi si può ributtare a coppa. Oppure c'hai fini. Ora noi si fa Vault Switch. Fai Vault Switch e Trick Room, dai. O se no Madness e Sun Steel sul Parasect. In quel caso penso venga giù. Vai, Madness e Sun Steel. Non abbiamo più tempo. E allora quello che viene. Manetric. No, Lele, è appunto. Ha provato la sport. Sì. E noi si fa un po' switch e fine. Dov'è il problema? Non ci sono problemi. Lele comunque si prende danno. Non è male. E noi con Solga non siamo messi male. Con il buon vecchio Dusk Main, ragazzi. No, vedi, no. Doppio Tapu. Doppio Tapu è importante, soprattutto... Su chi l'abbiamo fatto, Sun Steel? Su Xern? Non lo so. Ora. No, Trick Room. Giusto, abbiamo fatto Trick Room. E a noi va bene, perché a questo punto Parasect è abbastanza inoffensivo. Qua noi siamo liberi, diciamo, di iniziare a far danni. Sì, light sì, screen. Light screen. Sì, sì. Lui probabilmente ora tira fuori l'ele. E noi poi dopo si ributta. E poi non ci abbiamo poco. Ok. Ti dirò. Ok. Buono. Ok. Ma sai, non... Non mi scandalizzo. No. Vediamo. C'è anche da dire obiettivamente che non è questo gran livello, no, però... di avversario. Ha provato una giocata interessante turno 1, se così vogliamo dire, però... Banalmente l'abbiamo coperta. Madonna, che sbotto. Ma io andrei di Madness. Sì. Sì. Ci sta. Sinceramente ha provato una giocata turno 1 mettendo l'ele e provando a sporare. Però a questo punto qui, insomma, noi dopo che si fa? Si ributta cocco, io a sporo non la voglio. Noi dopo... Siamo sotto Trick Room, eh? Lui fa i veri danni. Madness importantissimo. Poi gli fa anche di bacca. Importantissimo. E Sun Steel. Che... Questo farai giusto, però insomma... L'importante era comunque fare qualche dannetto. Ci siamo riusciti. Ecco, allora, ora dobbiamo stare attenti. Coco. Ora dobbiamo stare attenti. Su Parase, su Fini si prende Zampillo. Perché lui qui può fare o l'ele spora oppure attaccare con Kyogre. Abbiamo messo il Latskin, noi. Sì, che comunque però Zampillo fa male. E facciamo Photon Geyser su Kyogre? Che Fisio fa male e Coco. E Coco a coprire, dici? Ci sta. Ci sta. Vediamo lui che cosa ha deciso di fare. No, ma infatti... Infatti, sì, solo che noi siamo più lenti. Noi siamo più lenti con Fini. Qui la fa su Dusk Main. Per forza. Dopo noi siamo... Ho detto che questa partita era un trappolone. Dopo noi siamo costretti 100% a rimettere... Noi che ci fa lui. Fini. No, noi dopo però dobbiamo mettere su Fini. Su Coco. Assolutamente. Vabbè, lui era proprio... Bruciare... Nulla. Bruciare un altro turno di Sleep. Lui probabilmente qui leverà l'ele.
Tanto ricordiamo, noi già possiamo svegliarci, perché è andato ora il primo turno, quindi lui leverà l'ele probabilmente, perché deve cercare di capitalizzare. Dunque, intanto lui terzo Kyogre non ci tira mai giù. Punto lì è finita, no, è finita. Perso Kyogre è finita. Deve però perdere Kyogre prima. Nel frattempo faccio su Alpardina e prega l'RNG affinché noi ci si possa svegliare, grazie. E infatti. Xerneas qua. Attenzione. Bug bye. Ci svegliamo, grazie. Sì. Va bene, va bene, due turni ci stanno. Ok. Seppur. Quanti turni mancano i light screen? Uno. Ok. Io sì. Parasect è quel Pokémon sempre molto molto, è talmente utile. Ora vediamo se dormiamo tre turni. Fastidioso. Ecco, il terzo turno dà fastidio obiettivamente. Diciamo che svegliarsi al secondo turno può essere anche, diciamo, abbastanza 50%. Abbastanza fattibile come cosa. Lui si busta. Il nostro Duskmane dorme. Yeah! Dai, comunque non è assolutamente finita. No, per carità. Senti, io qua farei una cosina. Ma prima di attaccare Light Screen. Protect the Light Screen. Prima di prenderci un danno sicuro. Perché tanto ripiazziamolo e vediamo se, perché ci dà che faccia Moonblast. Lui Rage Powder e Moonblast su Fini, Ok. Terra. Hai capito? Ha Hidden Power e terra lui. E abbiamo protetto. Madre di Dios. Dio. Che anche qui noi si faceva AIDS. Vabbè. Qui sono still madness. Puoi anche fare il pulse su Che bellezza comunque. Hidden Power Ground a più 2. Che bellezza. Ecco. Ora light, più light ora, screen, ora. Light screen e Prism Armor abbiamo, Esatto. Però vedi, la protezione di prima è stata importante. Sì, perché questo, se no ora eravamo a questa vita qua, più o meno, posti il pulse. Esatto. Poi ora chiaramente con Impulse ci riprendiamo e non abbiamo più problemi. Però, è stata una protect. Zazan. Poi quando entra questo giochino qui, Impulse e Uber o Sweeper accanto, è molto molto bellino. Infatti, ora lui entra di Kyogre. Pado l'ha pensata bene con Snorlax, Fini. Tanta roba. Assolutamente. Beh, stiamo parlando di uno dei top player a livello non italiano, non europeo, ma mondiale. Quindi grande Pado, un saluto. E qua lui sì, è con Kyogre. Ma senti, secondo te si regge? Ma senti, io continuerei a fare il pulse su Necrozma e inizierei a spammare danni. No, è che ho paura di Zampillo più Hidden Power, leggiamo? Sì, dai. Secondo me sì. Fai la Z su Xerneas e il Pulse. Hai rotto il cazzo. Sì. E il Pulse. Secondo me lo reggiamo assolutamente. Non ti preoccupare, hai tutta la responsabilità di questa partita. Me l'assumo. Sono d'accordo. Va bene, ottimo. Bene. Preferisco. Attenzione, quella ha fatto Xerneas, Sì, ma infatti, cioè, non ha... Oddio. È un fenomeno. Lui è un fenomeno. È un fenomeno. Thunder Xerneas, Hidden Power Ground Xerneas, Psycap Kyogre, Parasect. No, non si tira giù. È un fenomeno.
Bravo, hai tutta la dobbiamo mia stima. Dobbiamo mettere Trick Room ora. Ha tutta la mia stima questo ragazzo. Dobbiamo mettere Trick Room ora. Forza. È vero che noi ci abbiamo Coco, Ho capito, ma non so se sotto l'ice cream noi reggiamo più due. Che bellezza. Noi ora dobbiamo buttare Rayquaza nella slot di fine. Che bellezza. Perché se non buttiamo Rayquaza, non reggiamo col boost. No, 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 con la Rain. Quindi no. Trick Room e Rayquaza. Che bellezza. E poi dopo ce la dobbiamo giocare di Coco che fa Wild Charge e lo shock. Vabbè, a quel punto Coco è abbastanza in una buona posizione. Però, no, però è bello, mi piacciono questi match. Mi piacciono. Meraviglioso. Mi piacciono. No, dai, mi ha tirato fuori due perle. Ha tirato fuori due perle. Fenomeno, fenomeno. Trick Room e Rayquaza. Sì, sì, sì. Trick Room e Rayquaza. Bellezza. Col Kyogre a più 2. A lui gli è rimasto solo questi due, giusto? Sì. Questa era palese. Vediamo il danno sotto l'ice cream. Comunque è un danno importante. Io farei Photon Geyser. Sì, sì, Photon Geyser e direttamente Ashen. Poi a quel punto Coco te la vince da solo. Però insomma, il nostro amico ci ha fatto divertire. Ti ho visto un attimo sudare a un certo punto. Questo è locato, Ti ho visto un attimo sudare a un certo punto. Ma mi puoi biasimare? Photon Geyser. E Ascent su quel Kyogre, sì. Vediamo il danno. Insomma. Match finito. Non muore, No, 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 no. Ma il match è comunque finito. Però se ha fatto Ice Beam. No, ma penso. Fenomeno. Risatina da Freezer. Fenomeno. Freeze! No, non c'è Freeze. Ci doveva frizzare, però, dai. Non le dire. Ma sì, ma ci doveva frizzare. Se lo meritava. Solo per aver visto Thunder Xerneas, Hidden Power Ground Xerneas, Psycap Kyogre. Vabbè, ci sta. E poi Blizzard. No, ci sta, ragazzi. Bellissimo, grande. Io voglio conoscerlo, questo amico giapponese. Voglio conoscerlo. Builderei un team insieme a lui. Blizzard. Te l'ho detto, in The Power Ground, Psycho. Quindi c'è cioè, Xerneas con una Protect e una Mosefiri. Probabile che non abbia Protect. Avrà Dazzling Gleam o Moonblast per fare qualcosa, una stab. Giusto, tanto, cioè, tanto a Parasect che lo protegge. Certo. Mettiamo la casella verde e non parliamone più. Allora, sì. Mentre lui scrive su Twitter, hashtag ragazzi, Friago. Friago, beh, quello è ormai diventato. Noi la chiudiamo qua, questa puntata. E che la bozzi, poi si offendano. Non so, allora, ma non impari su Twitter bisogna essere attivi. Ho capito, te anche troppo. Su. Detto questo, abbiamo trollato anche chi di dovere. Noi ci salutiamo. 8 su 10, non male, partita con brivido. E chissà che anche nella prossima puntata non ci sia Agostini. Boh, chi lo sa, Bunos, lo scoprirete soltanto guardandola. Grazie mille di essere stati con noi. Non fate mancare il cazzo di mi piace, bisogna ricordare per forza tutte le volte. Like per il set, il set giapponese tutto cioè, storto ci vuole. Assolutamente sì. Commentate se anche voi sareste così pazzi da giocare una cosa del genere. E poi iscrizioni come se piovessero. Proprio. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.